superare il divario territoriale tra nord e sud, garantendo pari opportunità di istruzione agli studenti in tutta Italia. Nella cittadella della regione Calabria, a Catanzaro, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha presentato l'Agenda Sud, un progetto del MIM rivolto alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per combattere la dispersione scolastica fin dalla scuola primaria, con interventi mirati sugli istituti del Mezzogiorno. È inaccettabile che si continuino a leggere i report dell'OCSE, i report delle agenzie formative, che danno dei risultati purtroppo drammaticamente diversi per quanto riguarda le performance degli studenti di una parte del paese e degli studenti del Mezzogiorno d'Italia. Noi iniziamo un percorso per dare un'opportunità di successo formativo a tutti i giovani, in particolare a tutti i giovani delle regioni meridionali del nostro paese. L'Agenda Sud avrà durata biennale sugli anni 2023-2024 e 2024-2025 e verrà applicata in 150 scuole meridionali individuate dall'INVALSI, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo, di Istruzione e di Formazione, con l'aspettativa di estenderlo a molte altre. Questo è l'avvio di un grande percorso per riunire l'Italia, perché noi attraverso la scuola abbiamo l'opportunità, la straordinaria opportunità di riunire l'Italia e di dare una chance, un'opportunità veramente di grande successo a tutti i nostri giovani, facendo sì che il nostro paese possa mettere al servizio e sfruttare quelle grandi, straordinarie bellezze che ha, quelle straordinarie intelligenze che ha, per essere sempre di più un punto di riferimento in Europa e nel mondo.